E adesso ci colleghiamo con il professor Michelangelo De Bonis, ingegnere informatico e docente di scienze e tecnologie informatiche all'Istituto Tecnico di Maggio San Giovanni Rotondo. Bentrovato, professore. Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, ti ho presentato così, ci diamo del tu, visto che siamo anche colleghi, possiamo dirlo. Bene, certo. Onorato Yeah. anche. L'onore è tutto mio. Allora, parliamo di questa didattica a distanza, approfittiamo di questo periodo perché purtroppo non si può fare a meno e quindi siamo diventati un po' tutti professori, docenti digitali. A quale rischio si va incontro? Comincio subito così. È il rischio a cui si va incontro. Intanto, diciamo l'opportunità che abbiamo per poter sfruttare questo momento di crisi e comunque di non interrompere completamente le attività di didattica. Una parte importante che la tecnologia ci dà come possibilità, cosa che nel passato assolutamente era assolutamente impensabile, no? Quindi questa è sicuramente la possibilità. Poi a cosa invece si va incontro come problematiche? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, ha dettato il tempo massimo che i ragazzi dovrebbero stare dietro a uno schermo, a un monitor, e questo tempo massimo lo ha però identificato soprattutto nei ragazzi inferiori ai 6 anni, 5-6 anni, che il tempo assoluto non dovrebbe superare un'ora, quindi compreso la televisione, compreso gli schermi del tablet, dei videogiochi, e dai 6 anni agli 11 anni massimo di 2 ore. Quindi il tempo è che invece, dovendo stare chiusi in casa e usare la tecnologia e quindi gli schermi sia per fare l'attività di didattica e sia anche per fare le attività ricreative, questi parametri vengono totalmente sfalsati e crescano in modo elevato. Questo, diciamo, è il punto della situazione. In pratica le lezioni si riducono notevolmente perché è necessario. Però come si può pretendere, di attuare una didattica a distanza se la scuola non ha mai istruito né i docenti né gli alunni all'utilizzo dei mezzi informatici? Dal tuo punto di vista, quali limiti hai riscontrato finora, visto che abbiamo cominciato, già da marzo, metà marzo, e l'Istituto di Maggio è stato uno dei primi ad attuarla, la didattica a distanza. Questo è una delle problematiche più grosse che si riscontra a livello nazionale. Cioè, noi purtroppo abbiamo una struttura scolastica che è di tipo tradizionale, ed è la stessa da un secolo a questa parte, tranne che abbiamo sostituito negli ultimi tempi le lavagne in ardesia col gessetto, no? con le LIM. Ma la metodologia e il modo di fare lezione è rimasto costantemente identico a Certo. quello del passato. E spesso e volentieri qualcuno di noi, un po' più grande in età, quando ha iniziato a fare lezione prendendo spunto da quello che facevano i propri docenti con lui, no? Rivedendo le buone pratiche del passato, senza però capire che magari il tempo proprio storico in cui si svolgono queste attività di didattica è cambiato e quindi sono cambiati anche gli alunni. Uno degli elementi cardini della didattica a distanza è proprio questo, ed è il limite che molti docenti stanno trovando, è quello di approcciarsi attraverso lo strumento tecnologico diverso, però cercando di usare la metodologia vecchia, la metodologia del passato. E qui le cose stridono, non vanno bene, perché oltre ai tempi di cui dicevamo, c'è anche un'ulteriore tempistica legato proprio al grado di attenzione. Cioè un adulto ha una tempistica di attenzione attraverso appunto la didattica a distanza che non supera mai i 18 minuti. Quindi, se questo è il tempo massimo che si può richiedere
alla una persona adulta, è chiaro che le elezioni dovrebbero essere tarate in modo tale da poter avere il proprio nucleo, il proprio cuore, la propria attività intorno ai 15 minuti. Ed è il motivo per cui tutte le scuole, ma anche le università, ricordo l'Università di Foggia, per esempio, o piuttosto che l'Università di Milano, hanno dato indicazioni sul fatto che i propri slot delle loro ore di attività didattiche non dovessero mai superare i 20-25 minuti. E quindi c'è una fase introduttiva in cui si accoglie il ragazzo, si fa il punto della situazione, poi c'è una fase in cui c'è veramente l'attività di didattica, e l'ultima fase è una sorta di feedback con il ponte per la lezione successiva. Le scuole poi, per giunta, come mi dicevi, hanno anche problemi a livello strutturale, cioè oltre che a livello di didattico, cioè non è stato mai sono stati mai istruiti proprio i docenti. Esatto. E poi c'è anche a livello strutturale, che di punto in bianco si trovano a dover usare tecnologie, programmi, software che sono improvvisati sul momento. Noi come scuola, come giustamente hai detto tu, siamo un istituto tecnico, avevamo già la nostra didattica a distanza, i nostri ragazzi non consegnano più materiale cartaceo ma totalmente in piattaforma, e questo ci ha aiutato tantissimo in questa fase, perché noi abbiamo dovuto solamente creare la parte dell'empatia attraverso le videoconferenze, no? La videolezione. Ma tutto il resto, la struttura, l'avevamo già, i nostri ragazzi erano già abituati dal primo giorno a lavorare così. Però immagino tutti quanti i colleghi che nel tempo mi hanno chiamato, che hanno avuto un sacco di problemi. In effetti c'è anche tanta responsabilità da parte dei docenti sicuramente, ma anche da parte degli studenti, e sappiamo che non si possono obbligare a seguire queste video lezioni, almeno è stato detto in qualche comunicato. Non tutti hanno la linea internet o sistemi informatici adeguati. In quel caso, che cosa si fa? Come si fa ad andare incontro ad alcuni alunni in queste condizioni? Sì, intanto qui una nota amara: noi ci siamo tutti quanti messi subito in gioco rispetto alla didattica a distanza, però è anche vero che noi abbiamo una tecnologia come infrastrutture italiana, no? Un po' vecchiotta, quindi mi riferisco alle nostre linee internet, che sono le stesse di 6-7 anni fa, dove però non usavamo tutto questo mezzo video, audio video per comunicare, ma tutt'al più andavamo sulle pagine internet, facevamo molto social magari. E invece sulla stessa identica struttura adesso viaggiano tantissime informazioni riguardo proprio all'audio e al video. E quindi già questo è un limite sia da parte dei ragazzi ma anche da parte dei docenti. In più i ragazzi possono avere dei limiti derivanti dalle situazioni familiari. La scuola va incontro a questi ragazzi, va incontro però fornendo loro il materiale, quindi incomodato d'uso dei portatili, oppure lo Stato ha finanziato proprio per il Covid-19 dando una quota importante in modo tale che tutte le scuole potessero acquistare dei beni da poter dare incomodato d'uso alle famiglie bisognose, che così da dare la possibilità a loro di collegarsi. Ma il principio fondamentale è che ognuno di loro deve avere quella connessione e potersi collegare. Qui purtroppo la scuola non può sopperire a questo, ed è il motivo per cui internet, per come si sta evolvendo la società nel mondo odierna, internet deve assolutamente essere un bene primario, deve essere un bene comune e deve essere uno di quegli elementi in cui tutte le famiglie devono poter, di cui tutte le famiglie devono accedere. Essenziali, in effetti, ce ne stiamo rendendo conto. Passato questo periodo di emergenza, come la immagini la scuola? Potrebbe portare con sé anche queste innovazioni dovute appunto al Covid? Sicuramente noi abbiamo edifici dell'Ottocento che sono stati ristrutturati e adibiti a scuole.
E quindi quando io vedo in televisione gli stati del Nord America, che, scusami, del Nord Europa, che vogliono riprendere subito le attività didattiche, però poi inquadrano le loro aule e vedo che sono degli spazi enormi con i banchi singoli dove c'è la possibilità di far mettere veramente gli alunni a distanza di sicurezza. Immaginiamo le aule invece in cui quotidianamente ci troviamo noi a fare riferimento, no? E ad accedere. E queste ovviamente situazioni sono del tipo banchi a coppie, aule un pochettino più strette, un po' più piccole, certo, linea tradizionale delle aule in cui c'è il docente che fa lezione frontale e i ragazzi messi in linea. Quindi tutto questo non favorisce sicuramente le linee di allontanamento sociale di cui tanto si parla oggi. E quindi le innovazioni tecnologiche che ci siamo un po' trovati ad affrontare e a vivere in questo periodo sicuramente dovranno accompagnarci anche per il nuovo anno, magari in modo minore rispetto a quello attuale, però comunque secondo me ci saranno delle innovazioni su questo senso. E noi le aspettiamo, le attendiamo, anche con un po' di timore, però insomma, però andiamo avanti. Il futuro è incerto, no? E se fosse certo il futuro sarebbe un po' un passato, quindi... grande, c'è anche un po' di filosofo nell'informatico che abbiamo incontrato oggi. Allora, prof, per concludere la nostra chiacchierata, molto piacevole, sappiamo anche che la valutazione per quest'anno per i ragazzi sarà diversa, non il voto, sì, ma si penserà più alla formazione. C'è qualche consiglio che vuoi dare sia ai ragazzi che sono alle prese con questo nuovo sistema, ma anche ai docenti, insomma, per affrontare e arrivare ad un traguardo preciso e riuscito? Sì, per quanto riguarda i docenti, beh, loro sanno già che questa può essere l'occasione per passare da quella che è la valutazione che si chiama sommativa, no? Dove noi mettiamo solamente un voto e che dovrebbe racchiudere tutta l'esperienza degli alunni, rispetto a quella che potrebbe essere invece una valutazione sulla loro formazione e sulle loro competenze. E quindi già questo potrebbe essere l'occasione per dire sì, è vero, l'esercizio non lo sa fare, però messo in un contesto, per esempio, di parlare in pubblico, dove deve avere le soft skill relazionali, eccetera, dimostra comunque proprietà. E quindi questo rientra nella valutazione complessiva della persona e non della disciplina in essere. E invece per quanto riguarda i ragazzi, l'unico consiglio è quello di non lasciarsi cullare dal fatto di tanto comunque vengo promosso qualunque siano i voti, ecco, perché l'atteggiamento che ogni ragazzo dovrebbe avere quando va a scuola non è quello di imbrogliare il professore, che ci sta, voglio dire, no, però l'atteggiamento non deve essere quello, gliel'ho fatta anche oggi, ho studiato poco e ho preso la sufficienza. Grande. Ma le cose che vado lì a fare a scuola devono arricchirmi, devono in qualche modo farmi rendere un uomo migliore, sia dal punto di vista umano, se la materia è umanistica, o dal punto di vista tecnologico, e quindi un miglior tecnico se la materia è scientifico-tecnologica. Anche perché tra qualche anno saremo nelle loro mani, quindi insomma ci preme molto questa loro formazione. Mi vedo un po' preoccupato, ma questa è la realtà, quindi dobbiamo mettercela tutta. Ma dicevano la stessa cosa anche di noi io a scuola, no? Quindi diceva, chissà tu, ma spero che si stiano ricredendo. Spero. Beh, vabbè, siamo in buone mani, sia i ragazzi del professor De Bonis, sia noi docenti ad averlo come collega. Infatti approfitto di questa occasione, perché se volete, insomma, potete contattarlo, sempre a disposizione per dare aiuto. Ah, grazie, ma non dare il mio numero di telefono, no? No, non lo diamo in diretta, però insomma c'è la possibilità di essere, certo, aiutati, ecco, da chi è più competente in materia, e io approfitto di questa occasione anche per ringraziarti, lo faccio a nome di tutti. Grazie a voi. Che si dice? Ci risentiamo, magari non ci sarà più la didattica a distanza, però ci saranno altri motivi magari per risentirci, e chi lo sa, fare due chiacchiere. A me farebbe piacere. Ma certo, grazie. Grazie a te. Prof. Ciao. Buon lavoro. Buona domenica a tutti. Ciao. Grazie a te.